Un Natale all'insegna della tradizione a tavola per i salernitani, 24 dicembre con un cenone a base di mare, pranzo di Natale con verdure e carne. Una vigilia vissuta come sempre alle prese con gli ultimi acquisti per i regali di Natale, oltre che per la spesa di pesce che ovviamente viene fatta all'ultimo momento. Frittura, pesce al forno, lo spaghetto alle vongole, il capitone per i vecchi salernitani. Esiste ancora? Poco. Se dovessimo dare un consiglio, ad esempio, per un pesce alternativo da fare al forno che costi un po' meno? Gli possiamo fare un calamaro imbottito, che non costa molto e, diciamo, con un calamaro può fare 2-3 porzioni. Ma la gente chiede pesce da pulire poi a casa o lo pulite voi? Cioè, no. Qual è la richiesta principale? No, lo puliamo tutto noi. Il pesce a casa non si pulisce più, non ci sono più i vecchi salernitani che se lo pulivano loro. Chi doveva fare la spesa, insomma, per il 24 l'ha già fatto o è ancora nel pieno? Insomma, una volta si faceva la mattina presto. No, c'è chi parte prima e viene il giorno 23 e chi viene il 24. Anche last minute. Sì, all'ultimo capita sempre che qualcuno rimane senza qualcosa oppure vuole aggiungere qualche altra cosa e lo aggiunge. Chi vende il pesce domani che è Natale? Mangia pesce o mangia carne? Mangia solo pesce. Io e mio padre mangiamo sempre pesce. Carne ne consumiamo poco. E cosa mangerai invece? Io, che mi mangio io. Io mi mangio un spaghetti con gli sgambi, un bacco di sgambi, una spina da forno, gli spina piccolina rossita, i calamari fritti, triglie fritte. Il baccalà? Un baccalà anzalato e baccalà fritta. Come tradizione. C'è sempre io però, eh. Anche cucinato da lei? No, cucinato no, cucinato fa mia moglie, non lo faccio io. Mangia solo? Ma io mangio solo, a fatica e a cucinare mia moglie, questo è. Tutto a poco, frutti di mare, baccalà, crostacei non mancheranno sulle tavole dei salernitani, dalle più economiche, cozze alle telline, dalle spigole alle pezzogne, dai gamberi all'astice. Il 24 è dedicato al pesce, come lo cucinerà? Allora, io come antipasto molte volte faccio il cocktail di gamberi. Poi ai miei figli piace molto l'insalata di mare oppure il pesce al sale. E di solito e poi a me piace particolarmente l'anguilla. Primo? Un primo con gli scampi, linguine agli scampi oppure con le vongole oppure i paccheri con l'astice. Insomma, dipende da quello che scelgono i miei figli. Io cucino in base a quello che... Suordinazione. Suordinazione, sì.